Ciao a tutti, bentornati al videocorso Arduino partendo da zero. Questa lezione illustrerà le differenze tra Arduino originale e quello compatibile. Cominciamo col dire che appunto le due schede sono compatibili, quindi le shield che vedremo dopo cosa sono, ovvero le schede che noi potremo montare sopra gli Arduini, vanno bene esattamente per tutti e due i modelli. Andiamo con le differenze. A prima vista, il PCB dell'originale è realizzato in una qualità superiore, a partire dalle serigrafie che sono fatte meglio, al tatto e la pesantezza è un po' più consistente, diciamo, quello dell'Arduino originale. Questo diciamo però che è una caratteristica che non pregiudica nulla a livello progettuale, è solamente una finezza per poter dire che riconosciamo la qualità dell'Arduino originale. Mentre per quanto riguarda un'altra caratteristica non molto rilevante, vorrei sottolineare che l'Arduino originale implementa un convertitore seriale attraverso un microcontrollore programmato ad hoc per svolgere questa funzione, come ho detto nella scorsa lezione. Mentre per quanto riguarda l'Arduino compatibile, questa funzione è realizzata tramite un integrato dedicato, non un microprogrammato per svolgere questa funzione, è proprio un integrato che svolge solo questo dalla nascita, diciamo, senza un software che ci gira sopra. Un aspetto molto interessante per il quale io utilizzo, preferisco utilizzare l'Arduino compatibile, è che, come vedete, l'Arduino compatibile dispone di molte pad sparse lungo tutta la scheda, mentre l'Arduino originale no. È tutto molto più pulito, diciamo, da questo punto di vista. Questo cosa comporta? Comporta che per uno smanettone, diciamo, per usare un termine non proprio tecnico, c'è la possibilità di saldare, oltre a connettere sulle strip, saldare dei fili nelle pad per portarli fuori. Quindi, diciamo, tutti i contatti portati verso l'esterno sono replicati due volte per quanto riguarda quelli sulle strip. Mentre altri segnali come seriale, il quadro C che dopo vedremo cos'è, e alcune alimentazioni 5 volte 3 3 masse sono riportate anche su queste. Io la trovo una cosa molto comoda, quindi diciamo questo è un punto a favore dell'Arduino 1. Io dispongo di questo per sviluppare e i prossimi video verranno svolti su questo. Altra cosa molto interessante è che in questo caso Arduino originale ha un ATmega esattamente uguale all'altro dal punto di vista delle funzionalità, ma in un package diverso, ovvero su zoccolo. Se si dovesse bruciare, questo si può sostituire facilmente, mentre quello compatibile non ha questa feature. Se si dovesse bruciare, sarebbe necessario sostituirlo saldandolo e con una certa precisione, diciamo, ecco. Per il resto invece le schede sono, come dicevo all'inizio, compatibili al 100%. Bene, questa è una piccola parentesi che ho voluto fare. Ci vediamo alle prossime lezioni. Ciao!